Cibus 2018, siamo allo stand dei maestri del lievito madre. Sei maestri che si sono per l'occasione riuniti e siamo in compagnia di praticamente tutti loro, cominciando da Sal De Riso. Buongiorno Sal e bentornato dinanzi agli schermi di orecatv.it. Buongiorno, un saluto dolcissimo a tutti i telespettatori. È un saluto dal Cibus di Parma, dove siamo presenti appunto insieme per presentare il meglio della produzione italiana in fatto di panettone. Perché sei pasticcieri si sono riuniti qui al Cibus? Allora, noi siamo innanzitutto siamo amici, siamo colleghi, siamo anche concorrenti, ma concorrenti leali. Quindi ci siamo riuniti per venire qui a promuovere il meglio della produzione del panettone italiano. Un panettone viene realizzato senza alcun conservante, senza additivi chimici, ma con le grandi materie prime che in questo momento abbiamo anche in mano, quindi limoni, le arance, la vaniglia e tanti altri ingredienti straordinari. Un prodotto fresco che viene realizzato a partire dal 1° di novembre fino a Natale, che sono prodotti inequiparabili, diversi da quelli industriali. E sono quelle piccole meraviglie che stavate guardando proprio mentre Sal andava a spiegarli. Ma presentiamo anche i tuoi colleghi che sono accanto a te e accanto a me. Cominciamo da... Luigi Biasetto. Luigi Biasetto, di dove e di quale pasticceria? Da Padova, e la pasticceria è Biasetto. Noi siamo qua a rappresentare il Veneto anche e l'eccellenza, come diceva Salvatore, della materia prima italiana. È un'opportunità quella del Cibus di condividere anche con molti ospiti che arrivano dal mondo intero alla ricerca dell'eccellenza italiana e a dimostrare che anche nell'artigianato un panettone fatto a regola d'arte con delle materie prime eccezionali, made in Italy, fa veramente la differenza. Ecco, io ne approfitto per mostrare, ecco qui, la vaniglia, le bacche di vaniglia. Macello di vaniglia è oro nero, perché siamo oltre ai 1200 euro al chilo oggi, quindi è veramente oro nero, un prodotto oggi rarissimo. Io non voglio sciuparlo perché è davvero, è preziosissimo, sì. E ancora? Buongiorno a tutti, io sono Vincenzo Tiri. Arrivo da Cerenza, in un piccolo paese della Basilicata. Sono qua con i miei amici a presentare quello che è veramente il panettone artigianale, fatto con i migliori ingredienti anche del territorio. Parliamo di arancio, parliamo di limone, ma anche, come diceva il mio collega Luigi Biasetto, di vaniglia. Prodotto eccezionale che gli artigiani... tutti quanti noi la usiamo, a differenza di altri tipi di lavorazione. Pertanto il nostro prodotto è realmente differente. Beh, come avrete notato, ognuno imbraccia un prodotto d'eccellenza. Questo è il mio figlio, il limone di Amalfi. Ma non solo limone, vaniglia, arancio, ma le grandi farine, il burro, il miele italiano che utilizziamo noi. Quindi andiamo a prendere da tutta l'Italia il meglio che c'è. Questa è passione, eh? Questa è passione, perché quando si parla dei prodotti, delle materie prime, come se fossero davvero dei propri figli, insomma, viene la voglia di andare a dire: ma fammi andare ad assaggiare il prodotto realizzato da Sal. E allora Sal, io passo oltre perché nel frattempo siamo con... Claudio Gatti, io gioco in casa perché sono di Parma, quindi con i miei prodotti ho dato tutto il mio interesse verso la nostra Food Valley, con i grani, con il miele del Po, quindi ho lavorato solo per dare importanza proprio al mio territorio, quindi il mio prodotto è un'impronta di Parma, città della gastronomia. Poco fa tu mi hai parlato delle iniziative che ci saranno il prossimo luglio, il prossimo novembre a Parma e a Milano. Cosa sono?
Allora, siamo sempre noi, grandi amici che ci siamo messi insieme, faremo una grande festa nell'ultimo weekend di novembre con i maestri del panettone, quindi anche quello ha detto Sal, proviamo sempre il panettone di alta qualità. E invece a Palma faremo l'ultimo lunedì, il 23 di luglio, faremo la notte dei maestri di Lievito Madre, che sarà una festa in piazza dove tutti siete invitati ad assaggiare sia le ultime nostre novità che poi presenteremo quest'inverno, sia per una festa di chi ama veramente il lievito madre, che diciamo che è il cuore del panettone. Appuntamento il 23 luglio, dove esattamente? Qui a Palma, in piazza Garibaldi. E infine ancora? Io sono Alfonso Pepe e vengo da Sant'Egidio dei Monti Albini, in provincia di Salerno, ai piedi dei Monti Lattari. E anche tu vedo che hai un limone tra le mani che rappresenta un po' l'eccellenza di quel territorio, no? È ovvio, io sto ai piedi di Monti Lattari per andare in Costiere Amalfitane, dove è una zona bellissima per le arance, i mandarini e i limoni, dove noi lavoriamo questa frutta naturale per andare a fare i nostri prodotti lievitati, dai panettoni alle colombe ai nostri babà in vaso cottura. E lì è quello che accompagna la nostra produzione in tutta Italia. Tutti rigorosamente utilizzate lievito madre. Assolutamente, noi siamo i maestri di lievito madre, partiamo da una pasta acida che non è altro che farina del tipo 000 miscelata in acqua, fatta appunto a inacidire, e la portiamo avanti tutti i giorni curandola nei minimi particolari. Questo lievito viene appunto rinfrescato per 3 volte al giorno, prepariamo gli impasti del panettone la sera prima, il giorno dopo viene realizzato il secondo impasto e poi dopo l'aggiunta di frutta, aromi come questi che abbiamo in mano, avviene la pirlatura e la messa in pirottino. Il prodotto viene lasciato lievitare per diverse ore e dopo la cottura naturalmente viene scatolato senza l'ausilio, ripeto, di nessun tipo di conservante ed emulsionante. Quindi un prodotto artigianale differente da quello industriale. Prima ho annunciato che in realtà siete in 6, manca un vostro collega. Sì, manca Carmen, che in questo momento purtroppo ha avuto dei problemi, quindi non è stata presente qui con noi, ma abbiamo anche altri colleghi in Italia, dove insieme appunto non solo a Parma il 23 luglio ma anche a Milano nel mese di novembre, l'ultima settimana di novembre, siamo riuniti in 25 per presentare al grande pubblico lombardo il miglior panettone artigianale, quello che facciamo tutti noi in modo come vi stiamo raccontando. E noi attraverso orecanews.it saremo presenti per andare a documentare queste manifestazioni, questi piccoli eventi di grandissima importanza. Sal, accompagnato da tutti i profumi che sono davvero inebrianti, io saluto te e tutti i colleghi. Grazie, un saluto a tutti voi. Vi aspettiamo nelle nostre pasticcerie per farvi assaggiare questi capolavori di dolcezza. Grazie a tutti voi, grazie mille. Amici, non andate via, perché dopo una pausa ristoratrice di cui approfitteremo con grande, grandissimo piacere, seguiranno tutte le altre interviste per documentare con telecamere e microfono le novità viste al Cibus 2018.